Tantissimi doni già arrivati alla Curia di Napoli in vista della tradizionale asta di beneficenza il 15 dicembre nella sede della RAI, appuntamento istituito all'Arcivescovo di Napoli, Cardinale Crescenzio Sepe, fin dal suo arrivo in città. Già giunti i doni di Papa Francesco, del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, a cui nei prossimi giorni si aggiungeranno quelli delle istituzioni locali, Regione Campania e Comune di Napoli. La serata che si terrà nella sede RAI di Napoli sarà condotta da Gino Riviccio, tra gli ospiti Maria Nazionale e il Giardino dei Semplici. E sono anche convinta del fatto che quella sera, insomma, oltre a quello che sono riusciti a mettere insieme questo momento, che è un momento anche molto difficile per la crisi, insomma, per l'economia. Io odio questa parola crisi, dico per quello che ci accade in questo momento, e insomma spero, anzi insomma io è un annuncio questo fortemente, diciamo, portiamo qualche cosa con il cuore al Santo Bono. Vabbè, già dei biglietti per darli ad amici, insomma, importanti, che possono venire veramente a spendere e dare dei soldi che poi andranno in beneficenza. Il cardinale Sepre offre all'asta una sua croce pettorale, a questi si aggiungono, solo per citarne alcuni, un Golgota in legno realizzato nel 700 del valore di circa 10.000 euro, donato da un sacerdote, un vaso Ming donato da una donna, un quadro dell'artista brasiliano di arte sacra Carlos Ruja stimato tra i 10 e i 12.000 euro. L'appello del cardinale. Avremo dei personaggi di grandissimo rilievo, no? C'è la Maria Nazionale, non so se sta qui, che è venuta e che è contentissima di partecipare, Riviecio che farà, e quindi sarà una serata come altre volte, una serata bella, diciamo anche divertente, all'insegna della solidarietà che comporta sempre anche tanta gioia, tanta serenità, quindi un momento prenatalizio da trascorrere con gioia, con serenità.